l'inizio di una nuova avventura. Nella Serie 2 di calcio a 5 sono stati 11 punti di differenza al termine della stagione regolare tra Rapido Latina e il Napoli Futsal Santa Maria, ma in questo pomeriggio, nella sfida di andata della prima partita playoff tra queste due squadre, ciò che è successo non conta più nulla. Si riparte da zero quindi, e per continuare a credere nella promozione in A1 bisognerà far meglio della propria avversaria nell'ottica del doppio confronto. Attenzione, c'è il tiro intanto da parte di Maina, che ha calciato di prima intenzione. La palla è terminata fuori di pochissimo, reclama anche una deviazione Maina. Sarà semplicemente importante vincere, ma anche vincere, avere una buona differenza reti. Contropiede intanto Avellino, dentro per Maina che incredibilmente sciupa Bacoli. Maina, attenzione Maina che viene atterrato, ci sono gli estremi qui per un calcio di rigore. Anzi, incredibilmente l'arbitro non se la sente di concedere un calcio di rigore che sembrava evidente, sembrava assolutamente dentro la lunetta. Maina, il sinistro di Maina che non trova la porta per pochissimo, sembrava sorpreso in questo caso Bragaglia. Calcio di Corbucci, Gimenez, spinto Gimenez, conquistato il pallone di giustezza, Gimenez, il tiro di Gimenez, la parata e poi il gol da parte di Mattia Slara che porta in vantaggio la Rapido Latina calcio a 5, era nell'aria questo gol. Botta, Noro, si è visto poco Noro, attenzione, riceve palla Noro e c'è questo intervento e calcio di rigore per questo fallo fischiato ai danni di Lara, era iniziato probabilmente proprio sulla lunetta. Tra i fischi del Palabianchini parte Noro, rincorsa di Noro, tiro e spiazza Corbucci che non può nulla, pallone sotto l'incrocio dei pali, il gol dunque da parte di Noro che pareggia i conti. È stato uno dei grandi protagonisti. Attenzione, Gimenez prende la rincorsa. Gimenez, il tiro di Gimenez, pale gol. Rete da parte di Gimenez che dunque porta in vantaggio ancora una volta la squadra di casa. 2-1 il risultato con questo gol su tiro libero da parte di Gimenez. Finisce dunque il primo tempo sul punteggio di Rapido Latina 2, Napoli Puzza Santa Maria 1. Maina che però non si concretizza, attenzione, scivola Avellino, pericoloso a questo punto il Napoli con questo contropiede e c'è il gol del 2 pari segnato dal Napoli Futsal Santa Maria in questa ripartenza fulminante. È stato Botta a realizzare il gol del pareggio. Si libera di Gimenez, Costa guadagna un rimpallo favorevole, attenzione c'è Noro sulla destra e mette dentro il gol del 3-2. Sfortunato in questo caso il Latina che ha perso il pallone per un rimpallo sfavorevole, Noro non l'ha perdonata con questo diagonale precisissimo. Attenzione, c'è ancora Botta, se ne va sulla sinistra Botta, il tiro di Botta e il palo e poi la correzione in rete da parte di Ottoni. Il Latina in questo secondo tempo è assolutamente frastornato, le ripartenze del Napoli stanno facendo male, malissimo. Botta pressato, guadagnato il pallone da Lara che non riesce a servire Maina, era tutto libero Maina e adesso parte inesorabile il contropiede della squadra in maglia è blu che segna il gol del 5-2, triangolazione perfetta che ha visto protagonisti il numero 3 Rodrigo e Ottoni e poi il gol che è arrivato sul secondo palo. Maina, prova Maina al sinistro, deviazione di Gimenez, doppio intervento miracoloso da parte di un formidabile Bragaglia. Tiro da parte di Lara che schegge la traversa, ancora una chance per la Rapido Latina calcio a 5, non è fortunato Mattias Lara che aveva calciato benissimo. Ancora un'azione personale che viene interrotta poi da Avellino, attenzione c'è due giocatori della squadra in maglia blu e Corbucci viene battuto per la sesta volta, un gioco da ragazzi questa volta per Ottoni che ha ricevuto dal proprio compagno dopo una respinta di Corbucci miracolosi. A questo punto possiamo dire che per il Latina c'è la resa, trovare nessun compagno libero, adesso c'è Avellino che addirittura mette di testa nella prima porta nel tentativo di anticipare il giocatore Noro. Se ne va Noro, c'è fra l'altro un portiere che non è un portiere, subisce anche l'ottava marcatura. Adesso il Latina con Mattia Lara in porta che non può far altro che osservare il pallone andare in fondo al sacco. E poi arriva anche il gol da distanza davvero ragguardevole da parte del Napoli Futsal Santa Maria, un pallonetto perfetto che è stato disegnato, se non andiamo errati, dal numero 9 della formazione ospite Botta. Finisce qui il Napoli Futsal Santa Maria, grazie a un secondo tempo esondante ipoteca la qualificazione al Palabianchini. Per la Rapido Latina calcio a 5 invece svaniscono sul nascere le ambizioni di proseguire il cammino verso la conquista della massima serie.